Facciamo una visita a Dottie, come fa lei quando noi non ci sentiamo bene. Non dovete fare proprio... Dottie, oggi sei tu la paziente. E noi siamo i dottori. Che ci facciamo con questo? Guarda e impara. Sembra tutto a posto. Oh, draghetto, dobbiamo visitare Dottie. Oh, sì. Ottimo battito cardiaco. Fare la visita mi ricorda la mia clinica in giardino e la mia casa. Credo di avere la diagnosi. Soffro di nostalgite di casa. È senz'altro nostalgite di casa. Ma che sarebbe? Perché Coniglietta non ha capito. È quando ti manca la famiglia e gli amici che hai lasciato a casa. Non ho mai visto Dottie così triste prima d'ora. Dobbiamo fare qualcosa. Per esempio, potremmo... Dottie! Giocattoli immobili! Guarda un po', Dottie! Visto? Guarda quante stelle! C'è l'orsa maggiore, l'orsa minore... la costellazione dei gemelli e poi... Oh, Dottie, credo proprio che ti serva un abbraccio. Oh, grazie, Bianchina. È una sensazione molto bella. Ma tu sei ancora triste. Se le coccole di Bianchina non funzionano, allora il problema è serio. Potrei fare la mia draghetta dance, di solito è utile. Io potrei cantare una canzone. La 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 la. Grazie per il vostro aiuto. Ora proverò a dormire un po'. Prima Nevino ha detto che avrebbe sentito tanto la mancanza di Dottie. Così lei gli ha dato una foto di loro due insieme. Sì, e questo lo ha fatto stare meglio. Quindi dobbiamo soltanto dare a Dottie una foto con lei, la sua mamma, il suo papà e tutti i suoi amici. Sì, sì, sì. Un momento, ma noi non abbiamo una foto. Possiamo disegnarne una. Emmy conserva i fogli e le matite qui dentro. Mettiamoci a disegnare. Abbiamo una cosa per te. Ehi, sono mamma e papà e gli altri che sono a casa. Vederli mi fa sentire molto meglio. Ti vogliamo bene, Dottie. Davvero? Grazie, siete dei buoni amici. Ah, non è niente, perché noi ti vogliamo tanto bene. Se qualcuno che ami non è con te, con la tua mente immagina che ovunque sia ora il suo cuore è qua, la tua ninna nanna gli arriverà. E se provi tristezza o nostalgia, noi siamo qua in tua compagnia. Sorridi con noi, perché quando...